Da quanto aspettavo questo momento. Mr. Prepper Prologue, per cui non è la versione completa, quella arriverà tra un po', di un prodotto che ricorderà tanti Fallout Shelter. Diciamo che è la versione un po' più moderna e contemporanea, più che moderna, ecco, di Fallout Shelter, perché noi vestiremo i panni di un Prepper, che, per chi non lo sapesse, è colui che ha l'ossessione del prepararsi a un eventuale apocalisse, a un eventuale crollo della collettività, della popolazione, insomma, e della società che tutti conosciamo. Per cui è un gioco un po' particolare. L'unica cosa che mi ha fatto storcere il naso, e lo dico così, è quando vai su lingue e vedi inglese, polacco, tedesco, cinese, russo, olandese, francese, turco, spagnolo, portoghese, giapponese, ungherese. E non ci sta manco. Vabbè. Grazie, sviluppatore, per averci consigliato così tanto. Immagino che il mercato ungaro, sì, ungaro, ungherese sia decisamente più ricco del nostro. Andiamo al dunque. Dunque, giorno 1. Mercato ungaro. Ever since the plague and the change of the government, this town has been unbearable, lifeless, filled only with boredom, propaganda, and control. I've tried to escape, and I've failed this time. But I'll find a way. They call me Mr. Prepper. Un virus, problemi a livello politico e un uomo che cerca la fuga ma non la riesce a trovare. Quindi lui cerca la fuga, lo riportano a casa dopo averlo arrestato. E ci hanno sequestrato il veicolo, come procedura standard. E non possiamo comprarne di nuovi. L'agenzia si augura che non cercheremo di lasciare il villaggio di Murricanville. Un'altra volta. Vabbè, in sostanza siamo prigionieri di casa nostra. Ah, ecco, siamo anche sotto controllo. Verremo controllati su base regolare per vedere se avremo comportamenti sovversivi o oggetti, come procedura standard. Vabbè, insomma, diciamo che angoscia. Allora, noi siamo Mr. Prepper. Mr. Prepper, la nostra casina. Ok. Possiamo muovere Mr. Prepper con il mouse. Voi non sapete da quanto tempo aspetto sto gioco. C'è un caro amico che appunto è anche qui nella community, che è Sadafleck, che sicuramente è uno di quelli che sanno da quanto tempo lo aspettavo e da quanto tempo ne parlo. Ah, ecco, ogni oggetto mi permette di fare qualcosa. Posso aprire. Allora, dopo che. Ok. Vabbè, ci sono momenti in cui saremo stanchi e vorremo dormire. Pisolino. Chissà perché in questi giochi il protagonista è sempre un disadattato che dorme vestito, ma vabbè. Ok, adesso abbiamo fame. Ah, qui c'è l'indicatore di stanchezza e qui c'è l'indicatore di salute. Si è perso per le scale? Dai, Prepper, su! Zuppa. Vabbè, ci mangiamo le carote a colazione. Bene. Ok. Questo è il nostro livello di preparazione, va tenuto alto. Ok. È il valore più importante. Se arriverà a zero, sverrai. Speriamo di non svenire mai. Finito il tutorial. Allora, piano di fuga. È qua. Forza.
Obiettivo numero uno, sopravvivere. Vabbè, direi che... Obiettivo numero due, fuggire. Oh, adesso iniziamo a farci sapere. Si inizia a costruire. Che è ciò che io così ardentemente attendevo. Tanto questo è il mio sogno personale, avere una casa di questo tipo. Noi dovremo sviluppare, ovviamente andando verso il basso. Le case americane sono molto fighe per questo, perché tu volendo puoi fare un po' quello che ti pare sotto. E chi vuoi sapere? Vabbè. Allora, adesso dobbiamo costruire una scala. Allora. Ah, bisogna liberare la nostra workbench. Ok. Ora che abbiamo il tavolo insomma per lavorare. Bene. C'è meglio nasconderla dall'agenzia. Allora, ci serve del materiale che dobbiamo comprare. Ah, lo compriamo per posta. Vabbè, ma non ci tengono sotto controllo sta roba. A quanto pare no. Vabbè. Io quanti soldi ho? $50. Ma pia tutto, ma sì. Ah, questo è il livello di fiducia con la... col vicinato. Ogni volta che aumenti di livello, otterrai nuove migliori offerte. Sbloccherai anche nuovi commercianti. Bello. Allora, abbiamo ottenuto quello che ci serviva. Ah, vai nella foresta a cercare della legna. Non mi aspettavo che ci fossero dei cambiamenti di zona. Qua c'è del cibo. Ah, ma è così facile. Vabbè, allora pensavo fosse molto più complesso. Diciamo che la dinamica di raccolta è abbastanza così basilare. Ok. E Ale. Fatto ciò, abbiamo preso tutto, quindi si può tornare a casa, benissimo. Ci fate costruire adesso, per cortesia? Devo tagliare la legna. Dai. Ah no, scusate, ma ero un attimino rincoglionito. Benissimo. Due. E tre. E fin qui ci siamo. Adesso il metallo. In cassa. Su, prendi tutto. Perfetto, allora devo migliorare il mio tavolo per... Ok, craft. Potenziamo il tavolo da lavoro. Sta per svenire il nostro prepper.
fare la scala. Ci ha voluta una giornata di lavoro, però. Credo sia il caso di andare a dormire un attimo. Ti vedo un attimo provato, ecco. Ah, non posso andare a dormire, benissimo. Vabbè, allora. Prendi la scala. Ale. Servono delle lampade. E per farle serve del del vetro. Va bene, i piatti. Vabbè, ma ok. Ah, non serve di più. Adesso devo craftare una lampada che posso poterlo fare qui. Ok. Ah, questo è per far crescere le piante. Ah, vedi? Vabbè, mettiamone una. Ok. Direi che è il caso di andare a dormire, perché devo andare a letto prima delle 3 di mattina. Vabbè, un vero prepper sta sveglio anche di notte, però. Ok. E si dorme fino alla mattina dopo che ci vengono a controllare. Ok. Che devo fare? Allora. Ci siamo. Sta morendo di fame. Ci devi nascondere oggetti. Ah, ok. Hydrograph. Ho capito. Se devo nascondere. Cover. Ah, ecco. Salve. Io posso mangiare? No, devo... Mannaggia la morte! E niente, ha visto il mio tavolo! Niente. Non ci ho pensato! Quindi che me fanno? La multa? Ah, manco anche questo? Vabbè, niente. Piano di fuga. Vabbè, abbiamo imparato che va nascosto tutto, tutto, tutto proprio. Che me fate? Ma restano? Ok. Vabbè, non è successo niente per adesso. Ah no, mi hanno arrestato, perfetto. Bene. È tosto, Devo dire. Allora, si diceva 1. Dai, dai, dai. 2.
E tre. Dai, però, su, frate. Ma dove se l'è messo? C'è più niente, no? Allora. Ma non c'è niente. Fatto niente. Che io il tavolo da lavoro me lo metterei sotto e non in bella vista. C'è sta niente. Devo attaccare nulla, bello mio. Io spero che il gioco ci permetta di mettere tutto sotto, così quando questa arriva copri il tappeto e finisce la storia. Stessa altra cosa sarebbe superflua, no? Tutto a posto? Ok. Il 5. Ho capito, ma manco i cosi posso mettere. Vabbè. Mettiamo tutto sotto, quindi. Oh. Adesso. Perfetto. Allora. Adesso dobbiamo andare a mangiare. Dobbiamo cucinare addirittura. Ma vanno comprati pure quelli. Se c'è un sacco di roba, posso farmi una sorta di frullato. Ok. Sì, ma qui c'è sta niente da. Vabbè. Ok. Qui per adesso non ci serve. Ah no, devo cucinarlo per forza. Sì, ma non ce l'ho. Prendi tutto. Le carote me le sono mangiate. I'm sorry. Non dovevo. Vabbè, facciamoci questa, va. Ok. Zuppetta. Niente, non posso. Niente, devo guardare. Siccome non me lo ricordo, giustamente. Era un piano talmente elaborato che. Allora, stabilisci una fonte di cibo. Quindi fai crescere delle piante nel bunker. Ci serve della terra. Dei semi. Che possiamo fare o comprare. Allora. Io vorrei fare un'altra stanza comunque, se fosse possibile. Io però vorrei. Oh, le posso fare cose come mi pare. Anche se no. Lampadina. Che non si vede niente. Se no, da sta parte. Ecco qua. Perché no? Vabbè. Giusto per vederci un po' meglio perché. Dunque l'obiettivo è mettine 5 1
Siamo a 3, 4 e 5. Ok. Fatto ciò, bisogna metterle. A me mi serve un'altra stanza, però, ragazzi. Ma che è sta zozzeria, su? Cioè, bisogna... bisogna fare un'altra stanza. Non c'è spazio per fare sta cosa. Se non sviluppiamo un pochino di roba... diventa assai problematica. Allora, apriamo tutto perché... ah, io potevo... vabbè, ho fatto due stanze, due mini stanze. Qui facciamo uno stanzone. No, non ci arriva. Serve una scala per forza. Ammazza quanto è complicato comunque per farlo partire tutto il discorso. Ci serve del ferro che non ho. Ci servono dei soldi che non ho. È bello complicato. È veramente bello complicato. Allora, io direi che per il momento ci potremmo anche fermare qua per ora. Più che altro perché vorrei dargli il via in un certo modo. Poi, se volete... cos'è? Una lettera. Leggi. Ti piacciono i fiori, le erbe, le piante in generale? Stai avendo difficoltà a fare degli amici? Vabbè, insomma, che è? Vieni dalla foresta durante il giorno. Potresti conoscere qualcuno di interessante. Va bene. Ed è quello. Che faremo? Ragazzi, io direi che per il momento questo è quanto. Vi segnalo che... il prologo di The Prepper, di Mr. Prepper, è disponibile su Steam gratuitamente. Quindi se volete dargli un occhio potete farlo. Fatemi sapere se vorreste vedere di più. Fatemi sapere se il gioco finale vi interesserà, insomma, vederlo sul canale, così che ci si possa organizzare di conseguenza. Io per adesso vi saluto, grazie come sempre e ci vediamo alla prossima.